Giovedì il duca e la duchessa di Sussex hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo nuove regole per le piattaforme online al fine di proteggere la sicurezza dei bambini, ma la loro richiesta è stata fatta a pezzi. Il disperato appello del principe Harry e Meghan Markle sulla sicurezza dei bambini online è stato fatto a pezzi da un commentatore, che ha affermato che gli americani non vogliono che qualche principe straniero cerchi di trasformare le loro leggi. Mercoledì il duca e la duchessa di Sussex hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo modifiche urgenti alle piattaforme online e al modo in cui proteggono gli utenti minori. Attraverso la Fondazione Archevel, i desideri della coppia sono stati resi pubblici dopo che una commissione giudiziaria del Senato degli Stati Uniti ha tenuto un'udienza bipartisan sulla sicurezza dei bambini online. I Sussex hanno lavorato per fornire una rete ai genitori i cui figli hanno sofferto a causa dell'esposizione a contenuti dannosi online. Tuttavia, Kinsey Schofield, conduttore del podcast reale Two for Daily, ha detto che la dichiarazione è stata più una mossa per la coppia per riaffermare se stessi in una conversazione più ampia a cui non erano stati invitati. Parlando a Talk TV, l'insider ha detto: al Senato non interessa cosa pensano Harry e Meghan, e di certo non vogliono che un principe straniero venga a cercare di apportare modifiche alle nostre leggi. Questa non è l'unica volta in cui il principe Harry è stato coinvolto in qualcosa del genere. Lavora anche per L. Aspen Institute qui negli Stati Uniti, che sta cercando di creare nuove linee guida che esamineranno il modo in cui navighiamo sui social media.